Partita difficile, la posta in palio era molto pesante, quindi le squadre erano piuttosto contratte, ma eh, diciamo, nonostante tutto è uscita fuori una buona, una buona gara dai eh, validi contenuti agonistici. Eh, eravamo andati in, in vantaggio, quindi diciamo, avevamo fatto un po' la bocca, avevamo avuto anche altre occasioni per raddoppiare, poi è uscita fuori la Merina che ha eh, diciamo, pareggiato: è andata in vantaggio. Ha sbagliato il rigore, quindi abbiamo sofferto molto, soprattutto all'inizio del secondo tempo, poi alla fine abbiamo comunque in qualche modo ripreso diciamo, le distanze e alla fine tutto sommato diciamo, il pareggio ci va abbastanza bene, anche se poi abbiamo avuto una palla abbastanza clamorosa per, eh, per vincere questa partita. Oggi è stata una par era una partita fondamentale, decisiva per la quasi decisiva per la salvezza, era fondamentale prendere i tre punti. Avete visto tutti com'è andata la partita, diciamo, siamo andati sotto, abbiamo ben recuperato, non c'è stato poi Verso di fare il 2 1, non abbiamo segnato sul rigore. Abbiamo preso 2 tre legni e abbiamo raccimolato un punto. Non cambia nulla in classifica. Non ci premia, non ci premia la classifica. Stiamo lì ancora infischiati nella lotta per la retrocessione. Non sono di questi tre punti, e amen. Ora sono due partite dove è fondamentale non perdere assolutamente per cercare di conquistare il miglior posto utile per i playout. Vediamo come va a finire. Oggi non è andata benissimo. Abbiamo Abbiamo raccimulato un punto dei tre, non è andata come volevamo. Pazienza, c'è stata tanta tanta sfortuna. I ragazzi hanno ben giocato, più di questo non si può fare. Penso che oggi la sfortuna è stata dalla nostra parte, non ci ha certo aiutato.